Buongiorno da Guida Viaggi e Baut Hotel, siamo al Grand Hotel Tremezzo con Silvio Vettorello, General Manager. Ci può raccontare che cosa ha lasciato in eredità questa fase pandemica con procedure, regolamenti cambiati? C'è qualche cosa che continuerà e cosa cambierà nei servizi? Ma innanzitutto Laura, benvenuta al Grand Hotel, ci fa un sacco piacere averti con noi. Ma cosa dire, i cambiamenti sono stati parecchi, soprattutto nella prima parte di quella che è stata per noi la stagione, quindi quando c'erano ancora alcune restrizioni, come per esempio il buffet della nostra prima colazione, che è diventato un bellissimo buffet servito, piuttosto che la colazione all'italiana che avevamo in parte la scorsa stagione. Grazie al cielo il nostro albergo dispone di grandissimi spazi all'aperto, e quindi abbiamo notato che gli ospiti adorano in questa situazione, in questa fase ancora della pandemia, anche se sta andando a terminare, il rimanere fuori, poter godere degli spazi ampi all'aperto, e quindi abbiamo cercato di rinnovare un pochettino quella che era la ristorazione, dando qualcosa di nuovo e di speciale in modo da essere più appealing. La novità di quest'anno è stata Giacomo al Lago, proprio in riva al lago sulla spiaggia del T-Beach, senza dimenticare appunto la nostra pizzeria, piuttosto che i bar e i tre ristoranti dell'albergo che sono completamente all'aperto. Abbiamo notato che era il desiderio più grande, era proprio quello di stare fuori, poter stare in compagnia ma con adeguati spazi. E questo continueremo a portarlo con noi, quindi continueremo a rinnovare quella che è la nostra offerta, continueremo a migliorare quella che è la nostra offerta. Pochi giorni fa, con l'inizio del mese di ottobre, abbiamo creato dei menu completamente ad hoc anche per la nostra trattoria, le scale, insomma, per cercare proprio di continuare a dare questa possibilità e di darla in maniera sempre fresca e differente. E come sta cambiando la domanda del target upscale? Come rispondete come Grand Hotel Tremezzo? Ma diciamo che la domanda è rimasta poco invariata dal punto di vista della richiesta vera di soggiorno. L'ospite che arriva al Grand Hotel Tremezzo, che sceglie il lago di Como come destinazione, è un ospite che vuole godersi la dolce vita, e quindi il giro in barca, appunto sempre all'aperto, piuttosto che degli piccoli itinerari di trekking o per i più sportivi, il wakeboard, parachuting, paragliding, insomma, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo notato però che un pochettino si è differenziata la provenienza dei nostri ospiti, e quindi abbiamo notato che anche alcuni nuovi mercati si sono affacciati, i mercati più prossimi, si sono affacciati al lago di Como, al Grand Hotel Tremezzo, e questo sicuramente è un segnale bellissimo, è qualcosa che ci rimane di super positivo dalla pandemia, ed è qualcosa che, come un piccolo orticello, bisogna iniziare a coltivare. Su alcuni mercati noi magari avevamo già iniziato anche a fare qualcosa, insomma, a mettere i semi e ad innaffiare. Abbiamo visto che qualche frutto è arrivato, alcuni sono arrivati inaspettati, abbiamo preso quei semini, adesso cercheremo di far diventare delle rigogliose piante anche loro. Grazie, grazie a Silvio Vettorello, General Manager Grand Hotel Tremezzo e buona semina. Grazie Laura, a presto.